Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video haul, non solo nel senso che mi vedete struccata e vestita così come il video che ho appena girato, poi non so se l'avrete visto o meno, comunque era il video dei top e flop. E niente, ho ancora un attimino di tempo, per cui voglio girarvi anche questo video haul. Finalmente sono tornata da DM, era tantissimo che non ci andavo, cioè tantissimo. Sì, 2 mesi e mezzo praticamente, per me comunque è tanto. E non ho acquistato tantissimo perché comunque sapete, ho tanti tanti prodotti, quindi non volevo esagerare, però ci sono due o tre cose che non potevo lasciarmi scappare. E vi faccio subito vedere cosa ho preso. Allora, come sempre c'è anche Scottex e carta igienica, che secondo me comunque sono ottime come qualità e anche prezzo, non ve l'ho mai detto perché è una di quelle cose così per la casa che ritengo un pochettino più superflue e meno interessanti rispetto ai prodotti beauty. Però devo dire che io mi sono trovata veramente bene sia con Scottex che carta igienica del DM. Ci sono diverse tipologie, veli, strati, però secondo me hanno un ottimo rapporto qualità, quantità, prezzo, come sempre. E una menzione particolare la voglio fare sullo Scottex. So che sembra ridicolo, però per me è una cosa che conta, ecco, che ci sta una cosa in più che voglio dirvi. Non hanno il classico formato quadrato, ma c'è la possibilità di tagliarlo in più parti, quindi il classico quadrato si divide in due e quindi avete gli strappi a disposizione sia per lo strappo regolare quadrato che per solo il rettangolo di metà del quadrato, in modo da evitare gli sprechi, perché molto spesso magari ci serve per una cosa piccola e non c'è bisogno di strappare il quadrato intero che poi rimane lì o magari buttate, e quindi così si evitano un po' gli sprechi ed è una cosa che mi piace. Chiusa e aperta questa, cioè aperta e chiusa questa parentesi. Allora, vi mostro quello che ho preso. Avevamo finito i fazzoletti e Nicola è super influenzato, raffreddato, insomma, aveva bisogno dei fazzoletti. E quindi gli ho preso la mega confezione, di cui qua già ne mancano due perché gli ho dati due pacchetti. Questa qui, tra l'altro, adorabili perché sono tutti con. Vedete, natalizi, ecco, quindi un po' fuori tema considerando che quasi è estate, non, vabbè, fa comunque un freddo porco, però insomma sono sicuramente fuori tema perché sono a tema natalizio, ma chi se ne frega. Costavano 1,99 euro per 30 per 10, esatto, sì, sono 30 pacchetti praticamente. E quindi sono super carini, non so se riuscite a vedere i vari disegnini che hanno. Questo qua con l'orso, troppo carino. E quindi niente, presi, e anche se sono fuori tema, chi se ne frega, tanto il naso ce lo soffiamo sempre comunque e arriveranno anche all'inverno, tanto tornerà l'inverno. Poi di Ebelin ho preso i miei classici dischetti. Anche questi hanno un prezzo piccolo, adesso non mi ricordo lo scontrino, chissà dov'è. Cioè, così velocemente se li trovo i prezzi ve li dico, se devo perderci un sacco di tempo, no. Allora, vabbè, carta cucina 2,99 per 8 rotoli. Ebelin dischetti di cotone 1,29 per 140 pezzi. Esatto. I fazzoletti 1,99 euro. Esatto. Poi carta igienica 8x200 fogli. Vabbè, 8 rotoli 2,59. Ok, sì. Quindi questi qui comunque considerando la quantità comunque sono un ottimo prezzo, poi io sinceramente non ho particolari esigenze a livello di dischetti, compro un po' quelli che trovo e pace, me li faccio andare bene, ma è sicuramente un prodotto che consumo e quindi insomma li acquisto sempre, ecco. Poi ho preso sempre per
pulizia della casa questi, quindi non c'entrano ancora con il beauty, ma ve li faccio vedere anche questi. Dei panni, questa è la prima volta che li acquisto per pulire i vetri. E sono dei panni pronti praticamente, così io li avevo presi per il pavimento e devo dire che mi sono trovata bene quando devo fare qualcosa di veloce anziché stare lì a tirare in giro mocio, straccio, acqua, quant'altro. Per una pulita veloce vanno più che bene, sono già pronti, comodi, si mettono sul bastone dello Swiffer e sono a posto. Questi invece sono pensati appunto per i vetri, sono 20 pezzi. Questi li ho pagati 1,49 euro per appunto 20 pezzi. Ero curiosa di provarli perché io ho un'avversione alla pulizia dei vetri, e mentre invece ho una fissazione di Nicola, per cui ho detto proviamo a prenderli e vediamo un attimino come mi trovo. Magari mi trovo benissimo e quindi è una cosa che poi farò un po' con più piacere, perché ho trovato un prodotto che comunque mi agevola e mi facilita il lavoro. Vedremo, insomma, ve ne parlerò poi se avrò, cioè se ritengo che andranno menzionati in qualche maniera, cercherò di ricordarmi di dirvi la mia anche su di loro. Poi, allora, vabbè, assorbenti, anche quelli poi servivano. Quindi io questi qua Novenia mi trovo bene, costano poco, sono belli ergonomici, assorbono bene, mi sono sempre trovata bene, quindi anche qua non ho una fissa particolare, ce ne sono alcuni che magari escludo totalmente, non compro quelli troppo costosi, sto su una via di mezzo tra il più scrauso e la qualità top, insomma Novenia comunque un buon brand, ci sta e mi sono sempre trovata bene con questi. Allora, poi ho acquistato, solito, un deodorante, perché non poteva mancare un deodorante spray, perché ogni volta che vado, o quasi, quindi in tutti i video che vedrete, che tra l'altro, non so se ve l'ho già detto in qualche altro video, ho fatto la playlist dedicata proprio a DM, quindi non potete perdervela, diciamo, cioè se siete appassionati del DM o volete comunque sapere qualcosa su qualche prodotto, è molto probabile che io l'abbia acquistato perché ho provato un po' di tutto, e quindi andate a controllare nei vari video haul del DM che trovate appunto nella playlist relativa con tutti appunto gli acquisti che ho fatto. Forse manca un video solo perché mi sono resa conto dopo averlo cancellato dalla videocamera che ne mancava un pezzo, non si era ripreso, insomma non so cosa era successo in quel caso, però forse di tutti gli acquisti che ho fatto ce ne sarà uno che non avete visto perché appunto avevo avuto dei problemi con il video, per il resto trovate tutto. E comunque ho intenzione di fare anche un video specifico con top e flop, i prodotti che assolutamente dovete comprare, quelli che assolutamente ne vale la pena, insomma un video tutto dedicato comunque al DM, diviso magari tra prodotti balea e prodotti al verde e altre linee varie. Adesso vediamo come strutturarlo, però è un video che trovo interessante, quindi spero che lo sia anche per voi, comunque vabbè, ne riparleremo. Detto questo, ecco, se mi seguite sapete che sono un'appassionata dei deodoranti di balea e quindi insomma li acquisto sempre, anche se non sono super efficaci dal punto di vista dell'effetto deodorante, sono super belli per quanto riguarda proprio le profumazioni, e io li uso un po' come delle acque profumate su tutto il corpo, quindi non solo sotto le ascelle. Questa è un'edizione limitata, quindi a maggior ragione non potevo lasciarla lì. Pacific Vibe spray corpo al profumo di frangipani, senza alluminio, efficace 24 ore. Quindi questo scusatemi, è di quelli non specificatamente deodoranti per ascelli, ma è proprio uno spray corpo, quindi questo a maggior ragione io posso spruzzarmelo ovunque. E appunto profumo di frangipani, non ho ascoltato il test, quindi non ho idea di come sia, ma non c'era il test alla disposizione, non mi piace andare ad aprire le confezioni per annusare, e quindi non so come sarà, sono curiosa, però in ogni caso mi hanno difficilmente deluso, per cui sono andata un pochettino a scatola chiusa, ma l'ho acquistato comunque. Packaging, come sempre, super belli. Poi
che non mi mancava, ma era nella sezione cogli l'ultimo, e quindi diciamo che in questi acquisti c'è tanta complicità di questo cogli l'ultimo, perché quando vedo cogli l'ultimo vado un attimino in panico e dico: aspetta, io questo l'ho comprato, io questo ce l'ho provato, mi piaceva, non mi piaceva, ne vale la pena, lo prendo. E è successo, perché ci sono altri prodotti così in questo haul, che questa cosa mi faccia comunque tentare l'acquisto, anche perché sicuramente hanno un prezzo ribassato e quindi conviene un pochettino di più. E in più ho modo di provare una cosa, io sono un po' collezionista da questo punto di vista, che poi dopo non troverò più. Quindi a maggior ragione sono tentata all'acquisto. Ho acquistato appunto quest'acqua spray. Questa è la versione al cocco. Io questa ce l'ho. Aspettate che sono là sopra e ve lo dico subito. Quella Alte Verde e Gelsomino. Quella alla Liguria. E non poteva mancare, ovviamente, quella al cocco. Come si fa a non prendere quella al cocco? Allora, Balea Spray rinfrescante viso e corpo al profumo di cocco. Rivitalizza e idrata la pelle. Diciamo che ci sono diversi modi di utilizzare questi prodotti qua. È un'acqua rinfrescante, molto semplice, molto blanda, semplicemente un po' profumata. Non è uno spray fissante del trucco, quindi non sostituisce uno spray fissante trucco, così come non è un'acqua termale, quindi non ha le proprietà dell'acqua termale. È un'acqua rinfrescante molto semplice, profumata, che serve, diciamo, a dare un po' di frescura quando finalmente arriverà la bella stagione. È un prodotto abbastanza superfluo, nel senso che si può vivere benissimo senza, però devo dire che a me non dispiace e lo utilizzo in più modi. Sia così puro puro nel suo utilizzo, quindi d'estate. Se vado al mare, se vado in piscina, oddio, nelle vacanze quelle lunghe no, perché un boccettone del genere nel bagaglio a mano non ci può stare, quindi capite bene che è impossibile che mi porto una roba del genere. Al lago, andiamo a fare una giornata in montagna, una giornata di sole comunque, piacevolissimo proprio da utilizzare, spruzzato sul corpo e sul viso mentre prendete il sole per sopportare il caldo. Quindi in quel modo io l'ho utilizzato tantissimo, ne avevo un altro di Lidl che ho terminato, credo di averlo anche già cestinato, mi sa purtroppo, sì, non lo vedo più da nessuna parte, vabbè, comunque era la mia salvezza nei momenti proprio di calore, ecco, comodo perché anche lavorate, siete in ufficio, fa particolarmente caldo, volete darvi una rinfrescata. Potete utilizzare un prodotto del genere, quindi anche senza dover andare in bagno a bagnarvi, non va comunque a rovinare il trucco se siete truccate perché ha una vaporizzazione molto fine. In più, appunto, vi dà questo profumo. Un altro modo in cui li utilizzo è per andare a bagnare le maschere. Quindi, se faccio delle maschere all'argilla che tendono quindi a seccare sul viso e a seccare quindi di conseguenza il viso, vado a tenerle inumidite. Spruzzandoli anziché un prodotto magari più costoso, un idrolato, un tonico un pochettino più specifico, più costoso, vado a utilizzare tranquillamente anche questa tipologia di prodotti. Oppure potrebbe andare benissimo anche per bagnare i pennelli, se vogliamo fare un trucco con prodotti wet and dry. Sicuramente va benissimo per bagnare la spugnetta, se vogliamo applicare il fondotinta con la spugnetta umida, insomma, tutta una serie di utilizzi simili a quelli dei fissanti trucco, ma un po' diverso, un po' più blando. Però l'ho trovato, mi sembra, 99 centesimi, esatto, ed era l'ultima confezione che c'era sullo scaffale. E quindi ho detto: ma sì, io la prendo e così non mi pento, dai, per 99 centesimi almeno c'ho anche il cocco e ciao. Travasabile poi magari, no, non credo. Stavo pensando magari travasabile in un'altra confezione più piccola, invece no. Vabbè. Poi stesso discorso del cogli l'ultimo vale anche per questo olietto.
di Alverde, che è appunto la linea biologica che potete reperire al DM. Questo è un olio al Q10 con carota, se non sbaglio. Allora, olio per il viso Q10 alla carota 25 ml. Consigliata dai 30 ai 45 anni, la formula arricchita con il coenzima naturale Q10 riduce le rughe e leviga la pelle, contribuendo a donare un aspetto radioso. Uso applicare alcune gocce di olio su viso, collo e décolleté detersi e massaggiare fino a completo assorbimento. In alternativa è possibile mescolare alcune gocce d'olio alla crema viso abituale. Proteggere dai raggi solari. Privo di conservanti, coloranti, fragranze. Vabbè, quindi un olio viso. Secondo voi potevo mai lasciarlo lì? No, come si fa? Come si fa? Guardate qui che carino che è, tra l'altro, arancione. Ecco qui. Ma cos'è sto rumore? C'è Nicola nell'orto che non so cosa sta facendo. Vabbè, se sentite qualche rumore, non fateci troppo caso. Quindi ecco, questo non l'avevo mai provato, è un prodotto nuovo per me e in realtà neanche mai considerato, nel senso che non ci avevo proprio mai fatto caso a questo prodotto. Visto la scritta cogli l'ultimo, anche lì ce n'erano due o tre confezioni e basta, e quindi alla fine l'ho preso. E l'ho pagato al verde Q10 olio viso, 3,99 euro. Secondo me è comunque un ottimo prezzo considerando il prodotto biologico e anche i vari ingredienti che ha, insomma, mi sono lasciata tentare, convincere, ma sono contenta di averlo acquistato. Io adoro gli olli, per cui sì. Poi ho preso due prodottini di una linea di cui io ho provato tonico, ho già acquistato due volte, e maschere, anche quelle già comprate e ricomprate. E sto parlando di Lively, Lovely, non so come si pronunci, come si dica. Comunque, questa linea, che è una linea molto molto bella. A me i due prodotti appunto di cui vi ho parlato, sono piaciuti molto e appunto li ho acquistati entrambi più volte, sia la maschera che il tonico. Questi non li avevo ancora presi per una questione di prezzo. Questa è una mousse, sono piena di mousse e quindi prima di acquistarla diciamo che volevo utilizzare le altre e quindi avevo aspettato. Però c'era appunto il cogli l'ultimo, quindi anche questi probabilmente saranno prodotti che poi escono di produzione e quindi avevano un prezzo ribassato e quindi ho deciso di acquistarli. Questa costa... Arrivo, eh. Schiuma detergente 150 ml, 1,49 euro l'ho pagata. Allora, quindi un prezzo veramente bassissimo per il prodotto perché è 1,49 euro, veramente, insomma, un ottimo, ottimo prezzo. E quindi ho detto non me la lascio scappare, visto che comunque gli altri prodotti della linea mi sono piaciuti, e proviamo anche questa. È una mousse, una schiuma detergente delicata con estratti di miele di Manuka, che è un po' il concept di tutta la linea. Il tonico è spettacolare, mi piace tantissimo, e all'interno anche acido glicolico, quindi anche sfogliante. Allo stesso tempo però idrata e purifica grazie alla presenza del miele e le bacche di goji, nel caso del tonico. In questo caso, allora, la formula è arricchita con provitamina B5 ed estratto di bacche di goji per una sensazione rivitalizzante. E nell'inci, vabbè, vedo oltre all'acqua, tocoferolo, estratti di frutta, estratti di miele, acido citrico, pantenolo. Insomma, tutta una serie di attivi che insomma non sono comunque male. Io ho sentito parlare bene di questa mousse e quindi per questo prezzo, considerando che appunto non l'avevo ancora provata, ho detto ma sì, dai, prendiamola. Comunque come tipologia di prodotto mi piacciono le mousse, quindi ho detto ma sì e l'ho presa.
Della stessa linea, appunto, non mi sono lasciata scappare neanche questo. Questo sicuramente è meno conveniente dal punto di vista, appunto, economico per quanto riguarda la quantità, perché è un boccettino piccolo da 100 ml, quindi sicuramente conviene un pochettino meno. E questo l'ho pagato 1,99, quindi addirittura di più rispetto alla mousse. Ma è un prodotto un po' più particolare perché appunto è un cleansing oil. Io non ho tantissimi prodotti a base oleosa per la detersione, però mi interessava anche per giocarci un po', per sperimentare un po' con la doppia detersione. Quindi considerando che è un prodotto anche struccante, che va bene per il trucco waterproof, ho detto ma sì, proviamo. Cioè l'idea che comunque non lo potrò mai più provare e che in più era ad un prezzo anche più basso, ho detto togliamoci il pensiero, lo proviamo, per una volta va bene, so che comunque quello che ho speso, quindi quei 2 euro, e pace, l'ho provato e basta, però almeno vedo anche come mi trovo con questa tipologia di prodotto, considerando che comunque commercio di prodotti oleosi per la detersione ce ne sono, e quindi capire se è una cosa che fa per me oppure no. Le mousse le conosco, le utilizzo, è sicuramente un prodotto che mi piace. Però sono particolarmente curiosa anche di provare questo prodottino. Quello che indica dice, allora, olio detergente con estratti di bacche di goji, formula ultra delicata per una pelle setosa, ideale per un make-up waterproof. Applicare quotidianamente sulla pelle umida, premendo 1-2 volte l'erogatore e poi massaggiare delicatamente, sciacquare con acqua calda. Secondo me, nonostante diciamo sia solo 100 ml, quindi piccino, se effettivamente riesce a emulsionare bene il viso con una o due pump, potrebbe essere anche un prodotto che nonostante tutto dura anche. E insomma, mi ha incuriosito e per sto fatto di cogli l'ultimo, alla fine mi sono detta: ma sì, prendiamolo. Tra l'altro, il tonico non c'era, se no avrei preso probabilmente anche il tonico. E cos'è che era rimasto della linea? Basta, mi sembra solo questi due prodotti. E non lo so, sono un po' dispiaciuta, quindi io spero che almeno il tonico in realtà lo facciano di nuovo, perché quello so che mi piace tanto. Anche se sono un po' dubbiosa al riguardo, visto che già non c'era, secondo me probabilmente in realtà è già finito. Questi invece non li hanno smaltiti, quindi li hanno ribassati per buttarli fuori. Come scadenza, in realtà qua siamo anche lontani. Questo fra più di 2 anni e questo fra 1 anno, per cui insomma comunque riuscirò a sfruttarli bene. E niente, insomma, speriamo che non li tolgano. Comunque, poi, altri prodottini, abbiamo quasi finito. Allora, tutte novità, cioè novità per me questo, non so se già esisteva o se è un prodotto nuovo, perché non tengo a mente tutto. Alcune cose so perché le riconosco e so che sono cose che già c'erano. Ero alla ricerca di un siero fresco per l'estate, un qualcosa di un po' acquoso, che fosse un po' un mix tra una essence e un siero, diciamo. Qualcosa da sostituire all'acido ialuronico, ma che gli assomigliasse in realtà, o addirittura un qualcosa a base di acido ialuronico. Come così poi è stato, perché ho scelto questo prodottino, anche per il prezzo, devo essere sincera, perché volevo una cosa veramente easy e che costasse poco. E questo l'ho pagato. Aspettate. Che ve lo dico, dov'è? Balea, acqua siero idratante, 2,99 € per 30 ml, quindi comunque un prezzo basso. E allora, acqua siero e già mi ispirava, idratante, che è quello che a me comunque serve, nonostante, cioè, ricordiamoci sempre che anche se avete una pelle mista, grassa, l'idratazione serve sempre e comunque non ha niente a che vedere col nutrimento e con l'oleosità della pelle. Ecco, quindi non pensate che non mettendovi la crema, non mettendovi sieri, non andando a idratarvi, risolvete il problema, perché non c'entra nulla.
Comunque, acqua sera idratante con acido ialuronico 30 ml per pelli secche. Io ovviamente non ho una pelle secca, ma ripeto, cerco di bilanciare comunque gli utilizzi e un prodotto con acido ialuronico non per forza di cose è per pelli secche. E io comunque ho bisogno di idratazione, quindi conosco la mia pelle e so che posso usare comunque dei prodotti anche per pelli secche, soprattutto se sono prodotti leggeri. Qua mi ha fatto pensare il fatto che lo chiamasse acqua siero, non credo che sia niente di particolarmente, come si dice, particolarmente pesante dal punto di vista nutritivo. Secondo me qua hanno un po' con la traduzione sbagliato a scrivere tra secco e disidratato, che sono due cose diverse. Secondo me è più per pelli disidratate che per pelli secche. Comunque, insomma, può andare bene un po' per tutti. Considerando che c'è l'acido ialuronico, secondo me va bene anche su una pelle un pochettino più esigente dal punto di vista di imperfezioni e quant'altro. E allora vi faccio vedere il packaging perché è comunque molto carino, ecco, eccolo qui. E niente, un prodottino nuovo, mi andava qualcosa di nuovo. Ma che palle questa luce, ecco qua, così un po' meno sfleciante e si vede. Mi andava un prodottino nuovo che fosse appunto così leggero e fresco per l'estate, pensando di utilizzarlo anche come base make-up, o anche addirittura mischiato al fondotinta come mi capitava di fare con l'acido ialuronico puro. Questo ovviamente ha un inci un po' più ricco, non è solo acido ialuronico, non mi sembra comunque neanche male l'inci. E quindi non vedo particolari schifezze, anzi, e quindi niente, insomma, mi ha ispirato, ho deciso di prenderlo. Poi, ultimi prodottini, e qua parliamo di novità, poi non è un'edizione limitata, cioè quantomeno non c'è scritto limited edition, però non so per quanto ci saranno o meno, ed è per questo che alla fine ne ho approfittato subito e ho preso tre maschere viso in tessuto e un detergente di questa linea che io appunto non avevo mai visto, quindi adesso non so quando caricherò il video e se sarà o meno appunto già arrivato nei vostri DM, se da quanto c'è. Io l'ho visto per la prima volta l'altro ieri quando sono stata a DM. Ed è un prodotto che appunto non avevo visto, quindi per me è una linea nuova. E stiamo appunto parlando di questa linea con olio di canapa e acqua di cocco, quindi due ingredienti che mi piacciono particolarmente. E appunto ho voluto prendere già subito, per non avere problemi, che poi non le trovo più, tre maschere che costano 1,49 € l'una. Maschera idratante in tessuto con olio di canapa e acqua di cocco per tutti i tipi di pelle. E, mi ha ispirato, lo trovo un prodottino l'ideale per insomma l'estate, come tutte le maschere in tessuto d'altronde, però non lo so, quando c'è il cocco penso subito all'estate. Questa combo cocco-canapa mi è nuova, ma tutto ciò che ha canapa a me ispira, chissà come mai, e quindi preso e portato a casa. Sto acquistando diversi prodottini in realtà con la canapa e infatti ho intenzione di fare un video dedicato a tutti i prodotti cosmetici che ho in questo momento che hanno appunto canapa all'interno, quindi magari canapa edition, non lo so, vedremo insomma, però così mi balenava nella testa quest'idea. E niente, non l'ho ancora provato, quindi non vi so dire nulla, ma di solito le maschere in tessuto di balea non mi deludono. È anche bella, bella spessa, la sento piena la busta, quindi credo che sia ben imbevuta come al solito. Insomma, difficilmente appunto mi deludono questi prodottini e sono proprio curiosa di provarli presto. E appunto della stessa c'erano solo due referenze di questa linea, non so se poi uscirà altro, però per il momento io ho visto questi due, quindi non so se sono in ritardo, perché appunto è 2 mesi e più, quasi 3 che non ci vado, e quindi magari mi sono persa qualcosa, o se invece al contrario dovrà arrivare altro, vediamo. Comunque io intanto questo l'ho preso, anche se appunto è un po' piccino come prodotto, come packaging, sono 100 ml, quindi come questo, però
In realtà anche quando sono piccoli certe volte mi piace perché mi permettono di provare e di passare anche ad altro senza stancarmi troppo di utilizzare quel prodotto. Quindi alcune volte ci sta, bisogna vedere se conviene a livello di prezzi. E difficilmente ciò che è piccolo come quantità in realtà come prezzo conviene di più dei maxi formati. Però insomma, per quanto riguarda le cose carine come queste non ci facciamo molto caso. E, allora, questo è un gel detergente e come tipologia sicuramente tra i detergenti che preferisco, quelli in versione gel, ecco, rinfrescante con olio di canapa e acqua di cocco per tutti i tipi di pelle. Uso applicare mattina e sera sulla pelle inumidita del viso, formare una leggera schiuma e risciacquare con acqua calda. Mi ha ispirato, quindi poi quelli in gel mi trovo bene anche utilizzarli con il Foreo e quindi insomma mi ha conquistato subito. Anche il formato così fatto a tubetto per un detergente mi piace, così come mi piace il formato fatto così sempre per un detergente. Ecco, mi sono lasciata tentare anche dal fatto che appunto era un po' che non passavo a trovarli. E quindi questi prodottini me li sono accaparrata. Non è tantissima roba, però io sono molto soddisfatta e non vedo l'ora di provarli. Per il momento è tutto, io vi saluto e vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao ciao!